Purtroppo, per diverse ragioni, non posso venire a Pordenone. Prima di tutto per ringraziare l'assessore e il dottor Ganzer, quest'ultima persona, ma quest'ultima molto rapinata e con una scrittura incisiva. La prima cosa che voglio dirvi è questa. Bueno, è una certezza, la certezza, eccola. Non sono un ottimo pittore. Lontanamente vedo Picasso che è al di là delle Alpi e così tutti gli altri. Sono qualcuno che vuole lasciare qualcosa di sé, qualche segno. E io vi dico, guardate questa esposizione non come se andate a venerare qualcosa che vi sta regolando delle emozioni forti, no? L'ho già detto, visitatela come se fosse un bosco, dove sta nascosto mezzo fuori, mezzo dentro, un uomo con certe sue debolezze, con certi suoi appunti. Quindi, se tornate a casa dopo il labirinto dei viaggi che si trovano sempre, basta che ci sia una cosa che si aggrappa alla vostra memoria, questo è già molto. È probabile che vi capiti. E vi capiti perché le distrazioni sono diverse. Vi devo dire che, per esempio, ho fatto 4-5 film di Fellini, eppure quello che non riesco a dimenticare sono delle piccole cose che succedevano tra di noi. Per esempio, anni fa, perché lui è già morto già da 8-9 anni, ma più ancora, in dicembre, una sera mi dice, torniamo nello studio. Sto per aprire la porta, mi dice Tonino, non accendere la luce. Entriamo, stiamo nella penombra, un po' di tempo, finché io chiedo, ma Federico, che succede? E lui mi dice, Tonino, durante questo mese, la sera, resto nella penombra un po' di tempo perché sento l'odore i passatelli che faceva mia madre. Ecco, vedete, un'indicazione di questo genere significa che quest'uomo era legato all'infanzia, anche lui aveva bisogno di risentire un tempo che aveva passato. E così tocca anche me. E quindi vorrei che ci fossero questi avvertimenti, questi godimenti nel vedere i lavori che ha trovati esposti. So che poi ci sono dei film e ci sono anche dei documentari e lì avete magari molte cose saranno chiarite meglio. Sono qui per ringraziare tutti quelli che hanno cercato di montare questa mostra, tutti quelli che capitano in questo bosco, tutti quelli che ne diranno bene o male. Grazie e arrivederci.
www.artemoderna.pordenone.it.